appena iniziata la partita. Quel tiro a giro! E prova adesso ad accelerare con la ruffa. Si muove Fagioli, la ruffa fa tutto da solo. Tiberti, scusate, Galassi lo mette giù per Galassi. Gira palla la Venere, Natalucci! E questo dovrebbe essere il gol che porta ai playoff l'Eurobet Palermo. Carboni fa tutto da solo, prova a passare nuovamente, c'è Tubani. Tubani la può mettere dietro, eccolo l'appoggio dietro, il tiro e il palo colpito dall'Eurobet Palermo. Come far girare il pallone che arriva adesso al limite dell'area. Tiro di Manozzi e De Prai ci deve mettere le mani. Carico la ruffa, poteva far male questa volta sì all'Eurobet. Attenzione, ancora una palla dentro. Il tiro che gira tutta l'area, poi la ruffa la spara fuori. Prima di essere stato ammonito in questo match, la mette dentro. Ancora la Natà. Sventaglia verso Bongura che riesce a metterla giù. Qui il fallo lo commette Galassi. E prende il cartellino giallo, anche lui se non sbaglio era già stato ammonito. Attenzione, infatti è proprio così. Poteva forse giocare uno schema di la ruffa. Ora Fagioli, Fagioli attenzione perché va al doppio della velocità degli avversari. Ecco, la mette dentro! Ed il gol del pari della Venere in bikini. Allargata ora sulla... ancora sul... attenzione il tacco volante di Anello. Jeff M Servizi Gianicolo, Anello allarga sulla destra, attenzione perché la palla ancora verso Sevieri, il tiro salvataggio di Sterbini, miracoloso. Anello allora a girar pallone, la ruffa, attenzione per cambo a destra, va invece sul mancino e prende la traversa. 35 secondi alla fine del match, prova ad attaccare la Venere in bikini. Manozzi la mette dentro, Anello che prova a servire per Bongura! Bongura! Il gol da 3 punti a 20 secondi dal termine del match. Tirare la Venere in bikini, Sevieri, la ruffa. Palla verso il 18, Manozzi! Sì, col destro abbatte la traversa! L'uomo in più ha avuto la meglio di un Eurobet però... migliore di altre partite. Arriva ora il triplice, fischio dell'arbitro, termina la stagione di regular season per Venere in bikini ed Eurobet Palermo, e con i risultati che ci arrivano dagli altri campi però saranno entrambe protagoniste dei playoff. Una partita giocata bene da entrambe le parti, l'espulsione più che altro, più che questa partita, ci rovina i playoff della prossima giornata, è quello che conta di più. E io quello che volevo dire, volevo fare un commento dell'arco della stagione e volevo fare veramente i complimenti alla nostra squadra, abbiamo fatto un miracolo sportivo dopo che sono andati via 5 giocatori, in più Di Nardi che è stato fuori 3 mesi, quindi 6 giocatori penso prima del girone d'andata, quindi penso che non andare a fare i play-out è stato veramente un'impresa. E Eusebi è stato male per 2 mesi, anche lui 1 mesetto, 1 mesetto e mezzo anche lui, e quindi giocavamo in 7 contati e senza 7 titolari, quindi è stata veramente un'impresa sportiva e noi abbiamo fatto un miracolo. Innanzitutto faccio i complimenti alla squadra, qualificazione meritata credo per quello che si è visto nell'arco delle 30 giornate, nonostante poi abbiamo vissuto 2 campionati in uno. Abbiamo vissuto 2 stagioni all'interno della stessa, sono state molte difficoltà. Oggi intanto ci godiamo questa qualificazione. Okay. Andiamo a giocarcela, sicuramente vogliamo dire la nostra. Proveremo, abbiamo recuperato Alessandro Di Nardi che per noi è tanto, Ale ci può dare una mano. Perdiamo Tiziano, Galassi per la prossima partita sarà squalificato, credo sicuramente per un turno. Però adesso si entra nel vivo e nel bello di questo campionato, insomma. Abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo che era quello di partecipare tra le 6 finaliste, vediamo dove possiamo arrivare. Io credo in questa squadra. Sì, diciamo che oggi ho fatto un po' di turnover, il turno in panchina Midulla, il bomber non l'ha neanche convocato, la rosa Manuel neanche, ho cercato di fare un po' di turnover. La partita è stata abbastanza combattuta, i valori in campo, diciamo che è stata una partita combattuta, i valori in campo sono usciti fuori alla fine quando loro sono rimasti anche in 7, però credo che sia una vittoria meritata. Come abbiamo fatto, come sempre ho detto, siamo arrivati ai playoff senza neanche inseguirli perché inizialmente non li abbiamo inseguiti.
Siamo dei playoff, continuiamo in Gianicolo, credo che sia Gianicolo. So che non la squadra che ha completo dice la sua. Noi giochiamo come sempre, cerchiamo di andare al mare anche noi, se ci riusciamo, insieme alle altre squadre che logicamente che con lo Scapicollo e il Cottono ancora hanno qualcosa di più di noi, sono più abituati a vincerla, però andiamo lì tranquillamente. Abbiamo fatto il massimo dal minimo.